Facciamo un bel balzo di vari millenni e arriviamo al secolo passato. Rafael Balmontes ci parla. Dicevo, è un po' difficile tentare di essere all'altezza di Santa Cara, che io stimo tanto, no? È una bellissima relazione, intercambi molto, molto arricchenti per me, no? Una vera fortuna. Beh, allora, come... allora, come il titolo proposto dall'autore Busta è Ombre. Credo che era Busta, forse quello che me lo ha inviato, allora non so se... È Claudio. Ombre sulla cittadinanza nell'età delle masse e dei populismi, problemi didattici. In spagnolo si dice terra magna, voglio dire che... un po'. Io non so se andrò a... se sarò attento in una maniera molto precisa al titolo, farò un po' quello che io considero... considero, come si può dire, che è una preparazione un po' più essenziale, no? I problemi interessi. Bene, ieri, anche oggi si è parlato dei concetti di cittadinanza, è un concetto molto complesso, no? Per quanto ne abbiamo visto, molto complesso. Io farò soltanto, io penso che è un concetto allora polivalente e ambiguo, che come si definisce il in spagnolo, nosotros y ellos. Noi e gli altri, ecco, no, noi e gli altri. Io farò soltanto una brevissima, anche troppo semplificata possibilmente, no, non definizione, ma tenterò di fare la differenza dopo, no? Tra quella cittadinanza nazional patriotica, questa è stata molto presente, è stata possibilmente la più importante del XIX e XX secolo per quello dell'insegnamento della storia, no? Questa è, parlerò dopo di questa impostazione, no? E quella che oggi io penso che è la quella più importante e che per noi è un desafio, no? Una sfida, no? Che è quella democratica reflessiva, se noi vogliamo. Siamo dopo farlo, no? E quello che dico, cioè, noi e gli altri in contrapposizione a quello delle persone umane, cittadini del mondo. Cosmopolitici, no? Allora anche dentro di questo concetto dovrebbe essere presente, no? Quelli due concetti, che non farò una definizione, ma perché penso tutti noi abbiamo qualche
idea, in questo riferimento, che è quello del multiculturalismo, che è la interculturalità. Questi sono elementi per me fondanti, no? E, per dire, faccio una brevissima introduzione, dopo andrò un po' in una maniera un po' più dettagliata a queste cose, no? E, per i problemi didattici penso che prenderò un po' la impostazione in riferimento a quello dei manuali, che è quello con la componimento, e anche ai programmi curriculari, ricordo, no? Non parlo tanto di quello che i curricula vedono per l'inizio, degli obiettivi, la finalità, no, no, vado più alla programmazione di che epoche, quanti temi, così così. Questi, penso, questi programmi normalmente, sì, nella tradizione francese, italiana e spagnola, sono di tipo enciclopedico. Disastro. Andrò anche a quella situazione oggi parlerò di un buon handbook che hanno fatto parecchi autori, è stato codirigito, Luigi Caiena ha fatto la codirezione, no? Bene, per le impostazioni dei manuali basicamente faccio una riduzione, no? Sono quelli di tipo tradizionali che hanno come finalità la la nazionalizzazione dei popoli, quello che noi chiamiamo, non so, voi non utilizzate tanto questo concetto, ma io penso che è molto importante, che è quello del codice disciplinare. Codice disciplinare in spagnolo, questa è una portazione della didattica spagnola, credo che è veramente interessante, no? Questa è una impostazione, una realtà maggioritaria, per la grande, extragrande maggioranza, questo è chiaro, abbiamo i numeri, no? E da un'altra parte quello che normalmente io chiamo o definisco come manuali alternativi. Alternativi a questi tradizionali, questi della vecchia impostazione, no? E che hanno come finalità l'internazionalismo, in qualche senso, la problematizzazione delle conoscenze, e quello che voi conoscete, che viene normalmente definito come creare negli studenti una coscienza storica o un pensare storicamente, che dicono gli americani. E che questi sono questa seconda alternativa, è minoritaria, per disgrazia è minoritaria, e credo che si trova in revisione. Questo è molto, molto importante e molto preoccupante, no? Farò in 4-5 minuti un po' una piccolissima evoluzione perché questa situazione sia stata data dal XIX secolo fino a oggi, no? Perché una prima domanda è: perché è entrata l'insegnamento della storia nei curricula del XIX secolo? Questa è una pregunta che si dà con una contestazione ovvia, perché doveva entrare, ma perché doveva entrare? No? Questa è una situazione che si può far pensare un po' nelle finalità politico-sociali per le quali non è entrata la botanica, è entrata la storia. Questo deve essere pensato, riflessionato, no? Credo che questa sia una domanda essenziale per capire le posteriori derivazioni dell'insegnamento della storia o della storia insegnata, che io preferisco quasi dire per meno lunghezza, no? La storia insegnata. Allora la finalità fondamentale, quasi esclusiva, è stato il patriottismo, la generazione di un sentimento nazionalistico particolare in Italia, particolare in Spagna, particolare in Francia. Ma già dall'inizio di queste discussioni, un po' anche per la fine del XVIII, il 1700 finale, no? No? Anche è stata già presente questa altra alternativa, si può dire, un'altra visione delle finalità dell'insegnamento della storia,
che è questa più universalista, che è quella che da noi chiamiamo illustrare, da voi illuministica, no? Potè, per esempio, ha scritto sulla storia, ha fatto una critica molto intensa, molto dura contro la storia tradizionale, se potremmo sempre, no? Mi ricordo bene che lui ha scritto, ho letto tanti libri di storia, cosa ho imparato? Cosa posso conoscere di come si viveva all'epoca di Luigi XIV, no? In Francia, no? Allora, il dibattito tra queste due orientazioni basiche si è riprodotta lungo il 800 e anche ai principi del 900. Questo è stato presente anche oggi, questo parlerò, no? Ma per i finali dell'Ottocento e i principi del Novecento già sono apparse critiche contro questa, quello che si diceva, un insegnamento della storia vacuo, vuoto e repetitivo, no? Questo abbiamo un esempio, ma ce ne sono tanti. Alla fine dell'Ottocento un spagnolo che si chiamava Rafael Altamira ha scritto un libro meraviglioso, anche attualissimo, che faceva una critica intensa alla maniera abituale nella quale si faceva questo insegnamento della storia, e ha fatto proposte molto suggestive. Anche per il 1905 così, i sindacati docenti europei, ma i belgi anche, gli italiani non lo so, ma quasi sicuro erano là, hanno fatto una vera critica all'insegnamento della storia, soprattutto in una vertente distinta, non era una vertente tanto epistemologica, come si diceva ieri, ma è stato contro una storia armata, hanno detto, armata, che serviva per incentivare, fare crescere il nazionalismo e i suoi pericoli. Questo è stato fatto prima della guerra mondiale, poco prima. E anche gli storici hanno fatto manifesti, guardate che il 1901 è il primo convegno internazionale degli storici, hanno fatto un manifesto dicendo attenzione, questo deve essere pensato, ripensato, anche attuale. Incontro di questa storia bellicista, si può dire, patriottizzante bellicista. Ma queste alternative non hanno dato frutti, non hanno fruttificato, no? Beh, tra il 1920 e il 1945, no? E anche nel tempo delle entreguerre, si può dire, no? Della prima e seconda guerra mondiale, il sorgimento, il successo dei totalitarismi, non troverò un po' che erano fascisti siano nazisti, hanno preso molta forza, molta importanza, non soltanto in Italia e in Germania, anche in Spagna. Noi abbiamo avuto una dittatura negli anni 20 e questo era presente, no? E che hanno fatto una reivindicazione marcatamente nazionalista e esclusivista, no? Allora bisogna aspettare fino alla prima fase, fino al secondo dopoguerra, voglio dire, nella postguerra seconda guerra mondiale. No? E allora si è stata fatta una denazificazione, desnazificazione e anche desfascistazione, che dirò soltanto punto, ma poco di più, no? E quello che è stata la desnazificazione e denazionalizzazione. No, voglio dire contro i manuali nazisti e contro i manuali italiani, ma quello che hanno fatto quasi solo questo è stata la soppressione della storia contemporanea. Quindi queste commissioni non hanno fatto molto. Quanto ho fatto? Come dire che tutto prima, anche oggi si fa così, in Ruanda per esempio. In Ruanda è stata una commissione per vedere come fare manuali scolastici, un insegnamento della storia
non tanto puntale, puntale voglio dire per puntati, no? C'è stata una, questa parte ultima non ci vede, no? Dopo, dopo più tardi, circa gli anni 70, 75 così, è stata fatta una critica molto intensa e molto ragionata, molto scientificamente consolidata, per un insegnamento differente a quello del codice di scrittura, no? Voi conoscete quello che è stato in Inghilterra, le school council, l'importanza data, se noi veniamo di là, non soltanto di là, ma della metodologia storica, la metodologia che Luigi Caiani diceva ieri, epistemologia, ma è metodologia storica, no? L'uso della metodologia all'interno. Penso che Jung, sia Antonio Russa e Santa Cara dicono quello che non è metodo è libro. Questa è la parte centrale, la parte centrale di questa impostazione. Anche a Francia, con quello che si è chiamato l'école de l'éveil, questo è stato fatto anche in Italia, in Spagna, anche in Germania, anche in USA o in Canada, no? Dove ci troviamo oggi, che è quello a cui io voglio arrivare, no? Dirò in un modo semplice che ci troviamo nel grigio. Si capisce, no? Il colore grigio. Le pressioni governamentali pro codice disciplinare sono intensissime e continuano. E come detto prima, le opzioni didattiche alternative dire, hanno una scarsa ripercussione socio-educativa. Questo è importante. Io mi ho scritto qui, hanno, colleghi, la battaglia continua, la battaglia pubblica continua. Bene, allora, ostras! Questo penso di averlo già praticamente enunciato, no? Vedete il costante, il dilemma costante fino ad oggi, la fine del Settecento fino ad oggi, con variazioni. Questo è il costante dilemma tra le finalità della scuola insegnata, il nazionalismo versus l'illuminismo, no? Avete visto, quello del nazionalismo è, cioè, sono tanti, no? Quello è un gruppetto. Santa Cara ha fatto la lezione di questa immagine che sono delle illustrati facendo illuministi. Ecco, siamo in una tappa regressiva, poco più di sì. Questo libro, se volete prendere la notazione, è un libro fantastico, fantastico. Apparso questo anno, in maggio-giugno, che è questa casa editrice molto conosciuta per il Hamburg, che è la Palgrave, scritto Macmillan. Come potete vedere o leggere, è The Palgrave Handbook of Conflict and History Education in the Post-Cold War Era. Recente, voglio dire, degli anni 90, in poi, 90, 30 anni, gli ultimi 30 anni. Questo mi sembra un, non lo dico perché Luigi Caiani è fuori, lo avrebbe detto in ogni situazione, no? È molto interessante per la metodologia utilizzata, questo è molto importante, ma è molto importante, più importante, perché sono 56 paesi, una grande parte europei, penso che non tanto per eurocentrismo, ma perché anche in Europa, quello continente tranquillo, dicono, dopo la seconda guerra mondiale terra. Cioè, ci sono tanti problemi, soprattutto per tutta la parte dell'est, conoscete bene quello della ex Jugoslavia, tante guerre così, tutti i conflitti con la Georgia, con la non Georgia, con la, tutti i paesi, e anche con la situazione sia dell'Ungheria, sia della Polonia, sia della Russia, ovviamente, no? E allora è un po'. E questo è un lavoro molto interessante, perché possiamo pensare in questi paesi ex Jugoslavia, sappiamo che questo è molto complesso, molto delicato, cioè, ma possiamo pensare ai Paesi Bassi, alla Gran Bretagna, alla Germania, alla Spagna di sicuro, anche Portogallo,
cioè, ed è una regressione molto intensa, molto forte, regressione con questo concetto voglio dire che negli anni dal 75 fino a quasi oggi, io penso o pensavo che gli alternativi avevamo avanzato abbastanza. È vero, nel senso didattico, nel senso accademico anche, abbiamo fatto e anche nei manuali scolastici, tante cose, e buone cose, no? Ma quest'oggi lo spazio per i manuali scolastici alternativi è andato ogni volta riducendosi, riducendosi. In Spagna verso gli anni 90 gli studenti, di tutti i gradi, no? Che utilizzavano questi materiali erano tra il 10-12%, oggi è intorno ai 2-3%, voglio dire che una regressione chiara. E questo libro si avete la possibilità, non so se in italiano si dice, paga la pena. Vale la pena. Vale la pena spagnolo, paga la pena catalano. Noi siamo catalani. Allora, come volete, vale la pena, sì. Ecco, vedete che abbiamo messo questo. Oggi siamo ancora in questa situazione con l'orologio, il tempo, con tanta complessità. Quali sono gli usi pubblici della storia? Io credo che questo sia un tema molto interessante, perché dagli anni 80, Nicola Galerano, io l'ho letto questo libro in italiano, è stato uno dei primi che ha fatto questa cosa. Dopo si è lavorato un po' dappertutto, è bene. Sia con il francese Firmorà, sia con qualcuno anche in Germania, anche in Spagna, questo, che io credo che è un tema molto, molto importante. Molto importante. Dobbiamo riflettere quali sono gli usi pubblici della storia e dove ci troviamo noi come insegnanti di storia. Questa è una riflessione molto importante, ma bisogna avere sempre presente che uso fa la pubblicistica della prensa, della stampa, per esempio, no? La stampa, questo. Oggi stavo parlando con Santa Cana per dirgli oggi ce n'era un articolo in riferimento a una scavazione che è stata fatta, non so, in Spagna, dove era. Ma questo appare ogni tanto, no? Non voglio parlare, non dico solo della preistoria o dell'archeologia, anche l'altro giorno era in riferimento a una donna indiana delle Indie occidentali, la Malinche, e c'era un articolo. Normalmente sono articoli un po' opportunistici. Non sono tanto questioni importanti, voglio dire, questioni lavorate con metodo storico, sono più, in catalano si direbbe, cridaners, sono quelli che vogliono avere l'attenzione del... Sì. Clickbait, cioè attirare lo sguardo. Attirare lo sguardo, questa non va. Sì, questo è la stampa, ma come vedete qui, sono i monumenti. Sono le musiche, sono la denominazione delle strade, sono le opere, sono il teatro. Noi abbiamo una cosa che non arriva all'opera che si chiama Zarzuela, no? Questi, i temi, le tematiche, no? Tempo fa. E il cinema, questo è il cinema, le cose la TV. Voglio dire, questo. Io penso che è molto importante, per me è una delle questioni che dobbiamo tenere presenti sempre per l'uso pubblico della storia, no? Si fa in tante maniere, no? Vabbè, anche in partiti politici, no? Questo è sicuro, no? Allora bisogna essere attenti, perché
si vede che anche questo uso contraddittorio della storia, come ha detto, la sua versione patriottica, la sua versione illuministica, è presente. È il risultato di questo, di una parte della proposta. Non possiamo accettare le visioni semplicistiche, che sono queste che utilizzano in grande modo, si usano normalmente l'uso pubblico della storia, sono molto semplicisti, autocompiacenti, questo anche un'altra questione molto preoccupante, in riferimento al passato, la glorificazione dei tempi, del noi, no? Il disprezzo agli altri, no? Avete, non c'è nessuna seconda intenzione per prendere questi due dipinti, avete Garibaldi e avete gli eroi della guerra dell'indipendenza, chiamata guerra dell'indipendenza contro i francesi, che noi chiamiamo guerra dei francesi, ce ne sono, la denominazione di guerra dell'indipendenza è apparsa 40-50 anni dopo la guerra, questa guerra dell'indipendenza, che è stato un mito, affermazioni nazionaliste, patriottiche. E un'altra, queste sono proposte, le nostre proposte, no? Finirla con gli egoismi identitari e le rivalità nazionalistiche, questo è importante, se vogliamo questa storia più europea, con un'impostazione per la cittadinanza democratica più mondiale, più interculturale, più minimamente mondiale. Voglio dire, minimamente multiculturale, nel desiderio più interculturale. Beh, ci siamo già nelle conclusioni, ho tante altre cose da dire, ma penso che questo sarà importante. Ecco, che conclusione possiamo trarre del nostro lavoro, delle nostre impostazioni, delle cose che penso che facciamo e dobbiamo intensificare? Uno sguardo complesso sul passato. Complesso sul passato significa questo della metodologia, questo. La storia deve sempre essere quella che dà una visione complessiva, perché invece se non si fa così non si impara nulla, no? Bueno, una visione complessa, che penso che sia chiara, un onesto riconoscimento dell'accaduto, questo penso che è molto importante, perché quello che fa la storia nazionalistica o patriottizzante così è non riconoscere e immortalizzare o eroizzare quello che vuole e l'altro lasciarlo fuori o non vederlo. No, questo giorno ho letto due libri per me meravigliosi. Quanti anni ha avuto bisogno la Francia, la grande, per riconoscere minimamente il collaborazionismo con i nazisti? Quanti anni? Ancora no. Quanta mitologia in riferimento alla resistenza francese? Che non era una parte della francese, erano polacchi, spagnoli, italiani. La Germania ha avuto bisogno, è un esempio oggi di quello che si deve fare, credo, voglio dire che, ma in Germania fino al 68-70, Adenauer, niente da lì, non si è fatta nulla nel senso del riconoscimento della memoria e di tutte le cose cattive che sono state fatte là. Per 70 anni, 70 che sia gli studenti, sia gli storici, i giovani che hanno parlato dei nonni, tanti anni, no? In Spagna ancora abbiamo problemi con la memoria. In questo che in Spagna non è un problema con gli storici perché hanno fatto il lavoro, il problema è più politico e sociale. Gli storici in Spagna hanno fatto un
misura. Allora, un onesto riconoscimento dell'accaduto, che è l'unica maniera etica per gli storici e per i docenti come noi, che insegniamo storia, non ce n'è nessun'altra cosa. Valutare il codice etico degli storici e docenti, di quello che stavo dicendo io, penso che nel nostro lavoro il codice etico deve essere presente. Non farò la lettura così, no. Di un testo bellissimo che ha scritto uno spagnolo in uno di questi due libri. Che dice, sì, farò un minuto. La convenienza di riconoscere le luci e le ombre del passato, la necessità della complessità o di fare più complesso la mirata sul passato, l'onesto riconoscimento di tutto quello che è accaduto e la equanimità, che non significa simmetria o equidistanza. Questi sono i principali fondamenti del codice etico, il codice etico di una storia, no? Bene, questo l'ho detto già al punto finale, che era attendere i problemi didattici, però si può andare sempre più avanti, penso che dobbiamo essere molto attenti a queste caratteristiche dei manuali tradizionali, perché hanno un'impostazione che non è casuale, che non è innocente, no? E nei materiali alternativi, quelli buoni. Abbiamo voluto mettere esempi spagnoli, ce ne sono, abbiamo preso due esempi italiani. L'editorial Labor c'è, anche in Italia è un editorial Labor, in Spagna ce n'è anche un altro. Questa è la traduzione. Una traduzione. Ah. Per spagnolo, come si chiama in lavoro? Ma è storia della Spagna, è scritto per Pietro Orsi, non so chi è. Quello della sinistra lo conosco molto bene. Chi è? Il signor Musa. Storico della destra. No, alla mia sinistra. Bene, grazie per la vostra attenzione.